Se c'è un tratto della personalità di Davide Casaleggio che questi condivide con il suo defunto padre, è un gigantesco complesso di inferiorità, dello stesso tipo che ha portato, per esempio, Rocco Casalino e il Premier Conte a gonfiare un po' i propri curricula. Vi spiego fra un minuto perché, intanto vi ricordo i miei canali social, mi trovate su Twitter, Telegram, Facebook, Instagram, sempre con il nome utente Marco Canestrare. Venite a cercarmi, a commentare, a darmi suggerimenti. Dicevo, ci sono molte persone che gonfiano i propri curriculum per senso di inferiorità, per darsi un tono più accademico. È incredibile però quello che accade nel caso di Davide Casaleggio. Non è lui che si gonfia il curriculum, ma lo gonfia alla propria associazione, l'associazione Rousseau. Rousseau, ricordiamolo, è l'associazione che Davide e Gianroberto Casaleggio hanno fondato pochi giorni prima che Gianroberto morisse, e nella quale associazione Davide ha fatto confluire tutte le attività che ineriscono al Movimento 5 Stelle, la piattaforma Rousseau, il blog delle stelle per intenderci. In virtù di che cosa? Dello statuto del Movimento 5 Stelle, quello nuovo, quello del 2017, scritto da Luca Lanzalone, che adesso è implicato nella vicenda dello stadio della Roma. In questo statuto cosa si dice? Che l'associazione Rousseau è l'unica entità titolata a occuparsi della democrazia del partito, dell'amministrazione, quindi della raccolta fondi dai simpatizzanti e dagli stessi parlamentari che per regolamento sono tenuti a versare 300 euro al mese proprio all'associazione Rousseau. Nell'arco di una legislatura si calcola che tra donazioni dei parlamentari, dei simpatizzanti, dei consiglieri regionali e così via, Casaleggio riesca a raccogliere per la sua associazione intorno ai 9 milioni di euro. Cosa dovrebbe farci con questi soldi? Dovrebbe appunto sviluppare la piattaforma Rousseau, occuparsi del blog delle stelle, ma in realtà che cosa succede? Si occupa anche di altro. Con un'azione non deliberata dal partito, Davide Casaleggio ha fatto partire questa nuova iniziativa chiamata Rousseau Open Academy. Non si capisce bene che cosa sia, si sa certamente che è scollegata dal Movimento 5 Stelle perché non è neanche ospitato il sito di questa iniziativa sul dominio movimento5stelle.it, a differenza per esempio della piattaforma Rousseau, che peraltro è sotto indagine del garante perché è stata ripetutamente violata, i dati personali degli iscritti sono stati diffusi e così via. Insomma, questa iniziativa è un'iniziativa tutta di Davide Casaleggio, separata dal Movimento 5 Stelle, ma finanziata con i soldi raccolti in virtù del fatto che c'è un collegamento tra Rousseau e il Movimento 5 Stelle da statuto. Ecco, cosa debba essere appunto questa Open Academy non è chiarissimo, sul sito ci sono alcuni video, corsi di parlamentari del movimento, si parla di cittadinanza digitale, diritti di cittadinanza digitale, insomma è un'iniziativa abbastanza confusa. C'è qualche video di presentazione, di promozione, Casaleggio ne parla spesso anzi ne parla sempre durante i suoi incontri organizzati dal Movimento 5 Stelle, l'ultimo a Italia 5 Stelle. E c'è una frase in una pagina del sito di questa iniziativa che è molto interessante perché è una frase che Davide Casaleggio ripete molto spesso, l'ha ripetuto appunto anche a Italia 5 Stelle. La frase è: abbiamo già aderito ad un manifesto sulla cittadinanza digitale promosso da importanti realtà accademiche come l'MIT e l'Università di San Paolo del Brasile. È una balla. L'MIT e l'Università San Paolo del Brasile non supportano alcun manifesto di questo tipo. Tutto quello che si trova in rete è un sito, fatto malissimo tra l'altro, di bassissima qualità, in cui sono linkati alcune traversioni in inglese, in italiano e in portoghese del manifesto di cui si parla. I PDF e il sito non riportano i loghi di questi istituti, non riportano neanche un'intestazione. I PDF sono fatti estremamente male, sono molto artigianali. E addirittura diciamo, le uniche volte in cui si ritrovano i nomi di questi istituti sono nei titoli dei primi firmatari di questo manifesto. Quello dell'MIT, tal Cosimo Accoto,
è un research affiliate, cioè è una persona che sta lì un po' di tempo all'MIT, non è neanche pagato, non è quindi organico alla struttura dell'università. Sui siti delle università, di queste due università in particolare, questo manifesto non è presente. Insomma, sembra che il fatto che alcuni professori e research affiliate di queste università, solo fatto che queste persone abbiano firmato questo manifesto, abbiano portato Casaleggio a millantare, se possiamo usare questo termine, visto che questo evento e questa circostanza non è vera, a millantare il supporto a questa iniziativa da parte di questi due prestigiosi istituti universitari. Quanto ci metteranno i parlamentari del Movimento 5 Stelle e gli attivisti a capire che ci sarebbe qualcosa nel modo in cui Casaleggio gestisce i loro soldi da chiarire? Sono Marco Canestrari e insieme a Nicola Biondo ho scritto Supernova, l'inchiesta sul Movimento 5 Stelle. Io ho lavorato dal 2007 al 2010 in Casaleggio Associati, sono stato il braccio destro di Gianroberto Casaleggio, mentre Nicola è stato dal 2013 al 2014 il capo della comunicazione del movimento alla Camera dei Deputati. In Supernova raccontiamo la scalata del movimento alle istituzioni e la scalata dei dirigenti del movimento ai vertici del partito. Raccontiamo di Davide Casaleggio, raccontiamo Pietro Dettori, raccontiamo Luigi Di Maio, i segreti, i tradimenti, le meschinità dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Supernova lo trovate in tutte le librerie, online e offline.